Martina Cipollari ufficializza la fine del matrimonio con Chicco Nalli, Maria sono single e sul mercato. Lo scorso mese, in un'intervista rilasciata a Dipù, Tina Cipollari ha confermato la fine del matrimonio con Chicco Nalli, abbiano lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa, forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti. La fine del mio matrimonio con Chicco non è dovuto a terzi incomodi, nella mia vita non c'è nessuno. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 14 febbraio, Tina Cipollari ha ufficializzato la rottura anche in televisione. L'opinionista, infatti, si è dichiarata single e con un pizzico di ironia ha confidato a Maria De Filippi di essere sul mercato. Le parole di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Tina Cipollari, una volta entrata Gemma Galgani, le ha detto, oggi sono molto euforica Gemma. Ho un corteggiatore anch'io finalmente. L'opinionista si riferiva a Domenico, il simpatico cavaliere del parterre maschile che non perde occasione per baciarla e abbracciarla all'inizio di ogni puntata. Tina, poi, ha continuato, e non sarà l'unico corteggiatore, ma il primo di una lunga serie. La reazione di Maria De Filippi. Maria De Filippi è apparsa confusa dalla sua affermazione, le ha chiesto, ma lo dici seriamente? La Cipollari ha annuito, Maria che devo fare? Sono single. La conduttrice ha replicato incredula, non lo sapevo. Così, Tina tra l'applauso del pubblico ha concluso, certo, sono tornata single. È vero Maria. Non li leggi i giornali? Maria mi rimetto sul mercato, ma sempre a un prezzo alto. Chicco Nalli e la battuta sibillina a pomeriggio 5. Lo scorso mese era stato Chicco Nalli a ufficializzare la fine del matrimonio con Tina Cipollari con una battuta telegrafica pronunciata nel programma di Barbara D'Urso pomeriggio 5. Quando la conduttrice ha rimarcato di vederlo sereno e rilassato, lui ha replicato, sai. Sto bene e da quando sono più libero, sono più tranquillo.